Chiara si custodiva dentro e si diffondeva fuori. Chiara infatti si nascondeva, ma la sua vita era rivelata a tutti. Chiara taceva, ma la sua fama gridava. Si teneva nascosta nella sua cella, eppure nelle città lei era conosciuta. Le parole che abbiamo appena ascoltato dalla bolla di canonizzazione di Papa Alessandro IV, e le ritroviamo anche nell'autore della leggenda di Santa Chiara, che scrive: Chiara si chiude a San Damiano per amore del Signore Gesù Cristo. In questo suo rinchiudersi in un luogo di silenzio e di solitudine, appartato rispetto alla città di Assisi, Chiara ha uno scopo, una meta, l'amore di Cristo. Conoscere e aderire sempre più a colui che aveva scoperto come tesoro della propria vita. E quella che per Chiara fu una scelta, e lo è ancora oggi per noi figlie di Chiara, in questo tempo è diventata, paradossalmente se vogliamo, una costrizione per tutti. Silenzio e solitudine di per sé non sono positivi, non sono una cosa buona per l'uomo. Difatti, se pensiamo anche al racconto della creazione in Genesi, Dio stesso, dopo aver creato l'uomo, dice: non è bene che l'uomo sia solo, e gli crea una compagna. Noi siamo fatti per la relazione, per il confronto, per l'incontro con l'altro. Però il silenzio può diventare anche una scelta positiva se rimane abitato. E per Chiara fu abitato da questa ricerca della conoscenza di Cristo risorto, di colui che, passando attraverso la morte e la risurrezione, disse che sarebbe rimasto sempre con noi, presente in mezzo a noi. Allora può essere necessario per noi dare uno scopo a questo tempo che ci è dato, una meta, intravedere perlomeno una meta, e vivere questo tempo senza lasciarsi vivere da esso, riempiendolo di cose che risultano essenziali per la nostra vita, e magari non di cose inutili che riempiono soltanto, ma non ci nutrono, non ci fanno crescere. E può essere importante per tutti fermarsi e ascoltare il silenzio, attendere un messaggio per la nostra vita. In questa solitudine, saper guardare oltre le limitazioni che sentiamo, e magari proprio per chi non le ha scelte lo sente più di noi, che appesantiscono il nostro quotidiano. Silenzio e solitudine possono oggi diventare un passaggio pasquale per la vita di tutti, un modo di rinascere a una vita più vera e nuova per ciascuno di noi. Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. Non è la frase presa dalle ultime notizie, ma è l'incipit di una lettura che la liturgia delle ore ci propone per il Sabato Santo, da un'omelia di un antico autore. Però potrebbe sembrare la fotografia dei nostri giorni. Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, come forse non c'è mai stato negli ultimi decenni, forse negli ultimi secoli. Ecco, penso che queste parole
di questo antico credente possono dare contenuto a quello che oggi stiamo vivendo. Questo autore dell'omelia sta parlando di Gesù morto, sepolto, che quindi sembra aver concluso la sua esistenza terrena. Di fatto noi crediamo che Gesù è disceso agli inferi. È disceso agli inferi per liberare i padri che erano morti, per sconfiggere la morte e quindi liberare ciascuno di noi dal regno della morte. Gesù che discende agli inferi è il nostro salvatore, il nostro liberatore. E allora forse possiamo ricevere un'indicazione da questo. Il silenzio inusuale delle nostre città, forse anche delle nostre case, e la solitudine irreale che ci possiamo trovare a vivere perché non più circondati da tante persone, non più parte di una folla, non più bombardati da frastuoni che ci frammentavano la testa e il cuore, ecco, forse possiamo lasciarci prendere per mano da Gesù e possiamo visitare insieme a Lui i nostri inferi personali, gli inferi delle nostre relazioni con gli altri, con noi stessi, forse anche gli inferi della nostra relazione con Dio, lì dove sentiamo che c'è odore di morte, di non vita. Ecco, Gesù ci libera e ci salva da questa non vita, per portarci con Lui nella vita piena dell'amore del Padre. E allora chissà che questo tempo così particolare non possa diventare per noi un tempo favorevole e che quindi il silenzio e la solitudine possano, chissà, forse per la prima volta o comunque in maniera più profonda, insaporire la nostra esistenza anche quando le restrizioni non ci saranno più e quindi consentirci di vivere le relazioni ritrovate con gli altri, con noi stessi, con il Signore della vita, del tempo e della storia, di viverle in maniera nuova e quindi aprirci in maniera più profonda all'incontro con l'altro e rigustare, come forse non abbiamo mai fatto appieno, la gioia di un abbraccio ritrovato.